calda e speriamo ci sarà altre partite dove posso mettermi in mostra. Prego, Davide Lattanzi, Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, Emanuele, noi non avevamo mai parlato, quindi ti chiedo di ripercorrere anche tu un po' quell'ultimo giorno di mercato in cui è cambiata la tua prospettiva. Eri a Potenza, ti sei ritrovato al Bari. Sì, sì, diciamo che è stato fatto tutto all'ultimo giorno di mercato con il direttore del Potenza, il direttore Polito. Diciamo è stato le ultime ore come cosa e sono stato molto contento di venire qua. Prego Paolo Ruscitto, Radio Selene. Vorrei chiederti cosa ti aspetti da questa esperienza a Bari, perché hai finalmente avuto la possibilità di esordire, davanti a te ci sono insomma giocatori di grande esperienza, di grande maturità, alcuni dei quali magari in maniera inaspettata hanno rubato la scena tra virgolette, no, in positivo. Come vedi anche questo nel tuo percorso di crescita, ma cosa ti aspetti soprattutto da questa esperienza? Io, come ha detto lei, essendo che avanti ho tanti giocatori di esperienza di categorie importanti, posso solo imparare da loro. Guardando loro mi può servire per un mio futuro, per crescere più e migliore dei modi. Prego Marco. L'ultima partita sei subentrato ad un grande attaccante del Bari, Mirko Antenucci. È proprio un ex compagno di Mirko Antenucci, ma anche tuo ex compagno nel Potenza 2018-2019, Peppe Genchi, ha detto di te: è uno che non lascia mai fiato agli attaccanti, uno che ha grande margine di crescita, un lottatore nato, e quindi si augura che tu col Bari possa fare un percorso importante. Sì, sì, io sono diciamo un giocatore di quello che in campo per me è una battaglia, è una guerra. Quando prendo l'attaccante cerco di diciamo non lasciarlo libero tutta la partita, è diciamo la mia caratteristica migliore che ho. Sì, salve Matino, ci racconta qualcosa della percezione che aveva di Bari vedendola dall'esterno da avversario quando è capitato comunque banalmente in televisione, e nella sua percezione quello che poi sta riscontrando in questi mesi è all'altezza delle sue aspettative, superiore o inferiore, non so insomma. Sì, sì, io a Bari ho sempre giocato da avversario, ogni volta che venivo a giocare qua mi emozionavo io al posto loro, quella che indossavano la maglia del Bari. Adesso che oggi ci sono dentro l'emozione è ancora più forte. Prima hai detto che insomma per te la partita è una battaglia, non lasci respiro all'attaccante, è un po' una caratteristica che nel nostro calcio si sta un pochino perdendo, l'abilità in marcatura, visto che molti pensano a presidiare la zona e oggi tante volte si vedono gol frutto di grandi disattenzioni, è un qualcosa che dobbiamo cercare di recuperare? Questa è la prima cosa che ti chiedo. E la seconda, tu sei uno che viene dalla gavetta, insomma adesso sei non nell'età matura, sei giovane, però è il momento che devi cercare di esplodere definitivamente. Ci racconti un pochino il tuo percorso e quanto hai dovuto faticare per arrivare fin qui? Il mio percorso è stato molto duro, perché sono partito dal basso, dalla Serie D, piano piano sono arrivato diciamo in B, a una piazza importante, e sono i miei sacrifici che ho fatto mi hanno ripagato. Sì, è come dice lei, non so come spiegarmi bene, diciamo sono contento di stare qua e ecco tutto qua. Beh, questa è una cosa che diciamo ogni allenatore la vede come vuole lui. Un allenatore diciamo gioca a uomo e un altro a zona, poi ogni allenatore ha le sue idee.
Emanuele, ci racconta come state vivendo nello spogliatoio questo momento, no? Perché è chiaro che si parla sempre di compattezza, di remare tutti dalla stessa parte, no? In riferimento sia alla squadra che all'ambiente che circonda il Bari in questo momento di grande entusiasmo. Di solito scatta sempre qualcosa nel momento in cui una squadra capisce che può farcela a raggiungere un obiettivo che nessuno poteva mai immaginare all'inizio di questo campionato. Va bene, noi diciamo il nostro obiettivo è di fare più punti possibile e di vincere più partite possibile. Poi vediamo che succede all'ultimo. Il direttore sportivo Ciro Polito nell'ultima partita ha lanciato un messaggio forte e chiaro, ha detto che siete contenti di tutto quello che il tifo barese vi sta dando, però ha detto che c'è una piccola minoranza che non disturba, però comunque provoca un po' di fastidio. Tu che cosa vuoi aggiungere, o comunque se magari siete concentrati sul campo e quindi lasci al direttore quello che ha già dichiarato? No, sì, siamo contenti del tifo e poi il resto lo lascio al direttore, però noi siamo contenti, diciamo, dei tifosi. Sto qua. Emanuele, lunedì c'è sicuramente quello che possiamo definire un crocevia di questo campionato. Non è decisiva la partita perché poi ne mancheranno altre sei fino alla fine, però si affrontano due matricole che, insomma, probabilmente a dispetto di ogni previsione sono lì in terza e quarta posizione. Come si affronta questa partita? Visto che lei ha fatto tantissima Serie C, quella è una squadra, insomma, che sicuramente alle spalle un bagaglio che l'ha temprata parecchio, no? Quindi qual è la ricetta giusta su un campo così difficile contro una squadra che non perde dal 26 dicembre? Sicuramente se andiamo là troviamo una battaglia, sarà una partita difficile, che ci giochiamo, diciamo, il terzo posto e ci facciamo trovare sicuramente pronti. Sì, Martino, ci dice qualcosa sui suoi colleghi di reparto, magari a livello di come li ha trovati? Parlo di Capitan Di Cesare, anche di Zuzek, che magari l'abbiamo visto di meno, però quando si è visto ha sempre fatto cose discrete, fino a Vicari. Da loro sta imparando determinate caratteristiche, se ci può parlare, insomma, un po' più specificatamente di loro. Sì, sono, diciamo, tre giocatori da prendere esempio. Sono in primis Zuzek, diciamo, ha avuto poco spazio, però in allenamento si allena sempre forte, sempre a 3000, sta sempre sul pezzo, e quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare sempre pronto. Poi c'è Valerio e Vicari, sono, diciamo, due giocatori forti di questa categoria che hanno passato anche la Serie A, e, diciamo, c'è tutto da imparare da loro. Emanuele, c'è un sogno nel cassetto che coltivi da tanto tempo? Andiamo un po' più sul personale, al di là degli obiettivi di squadra adesso del Bari, cosa vedi nel tuo futuro? A che cosa aspiri? Beh, sicuramente come ogni ragazzino sognare la Serie A, poi speriamo che ci arrivo col Bari. Volevo chiederti, il direttore quando è venuto qua ha detto che ti guardava da tempo e che, insomma, ci teneva prima o poi a darti una possibilità. Che rapporto vi lega? Da quanto tempo senti di essere, diciamo, nel suo mirino, e quanto vuoi ripagare ora la sua fiducia? Sì, diciamo, sono nel mirino del direttore da quando giocavo a Cava, che giocavamo sul campo della Juve Stabia a Castellammare, e lui era il direttore della Juve Stabia. Diciamo, ogni domenica stava a vedere la nostra partita. Già da là, diciamo, ho saputo che mi voleva portare a Castellammare. In generale, innanzitutto, buon pomeriggio. Come ti stai trovando qui a Bari a livello di ambiente, a livello di piazza? Sì, mi sto trovando bene. Bari somiglia molto a Napoli e mi sento a casa. Anche la mia ragazza, diciamo, che è molto contenta di stare a Bari. Poi con i ragazzi mi sto trovando benissimo, un gruppo fantastico, ragazzi umili.
E ringraziamo Emanuele Matino, lo conosceremo sicuramente meglio più avanti. Lo lasciamo adesso all'allenamento, ringraziamo chi ci ha seguito. Buon lavoro.